Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con le lezioni di letteratura di Mondadori Education. Come al solito, mio compito è quello di darvi alcune informazioni tecniche. Vi ricordo che la lezione di oggi, assistervi in diretta o comunque entro le mezzanotte di oggi, vi dà il diritto a ricevere un attestato di partecipazione che troverete nella sezione Attestati del sito mondadorieducation.it. Non solo, nello stesso sito, nella sezione archivio, troverete fra pochi giorni le slide che accompagneranno la lezione di oggi e quindi che potrete scaricare e utilizzare quel materiale come vi sarà più utile. Così come potrete sempre rivedere il video perché rimarrà a disposizione sul canale YouTube della casa editrice e quindi se lo riterrete utile potrete utilizzarlo anche in classe proiettandolo e commentandolo con i vostri studenti o rivederlo per vostro piacere personale. Ultima cosa che vi devo dire è che come sempre potete fare delle domande alla relatrice di oggi attraverso il sito tuadomanda.it inserendo il codice 9731. Oppure scansionando il QR code che vedete in sovraimpressione in questo momento. La relatrice di oggi è la professoressa Tiziana De Rogatis, che saluto. Buonasera, grazie Alessandro. La professoressa De Rogatis insegna letteratura comparate all'Università Pestranieri di Siena, ha studiato diversi scrittori e scrittrici, in particolare per quel che riguarda oggi è un'esperta di Elena Ferrante. Ha scritto Elena Ferrante, Parole chiave nel 2018 per le edizioni EO. La lezione di oggi è appunto, come preannunciato, su Elena Ferrante e si intitola Tre parole chiave di Elena Ferrante. Lascio subito la parola alla professoressa. A dopo. Allora, buonasera a tutte e a tutti e volevo prima di tutto ringraziare Alessandro Mongatti per questo invito e per insomma, la disponibilità e l'apertura che questo invito rappresenta dal momento che, come saprete, Elena Ferrante è un'autrice e una questione molto controversa nel dibattito italiano, molto diverso invece. Il suo posto, il suo spazio nel mondo, per esempio, anglofono e all'estero in generale. E poi volevo ringraziare tutte e tutti voi per essere qui insieme a me oggi. Parleremo di tre parole chiave di Elena Ferrante, quindi tre parole prese dal percorso, diciamo, della mia ricerca. E queste tre parole sono matrofobia, frantumaglia e polifonia. Sono tre parole, come capirete, abbastanza nuove, inedite nel panorama critico-letterario, e questa è già una prima riflessione, una riflessione cioè legata al fatto che nel momento in cui entra in scena questa scrittura, questo repertorio di temi e di immagini legate alla formazione femminile delle donne, entrano in gioco categorie, diciamo, nuove, quantomeno nuove rispetto all'immaginario letterario più tradizionale. Quindi è un punto di vista nuovo, a partire dal quale guardare il mondo della esperienza narrativa. Allora, la prima parola è matrofobia, però prima molto velocemente ho preparato qui appunto delle immagini molto veloci che fanno un po' una breve excursus nella scrittura di Ferrante, che come saprete comincia nel 1992 con L'amore molesto, che vedete qui, e poi continua con I giorni dell'abbandono, e quindi il primo romanzo di Elena Ferrante, un romanzo breve che si intitola L'amore molesto, da cui è stato tratto un film da Mario Martone, un bel film, e poi a seguire nel 2002 I giorni dell'abbandono, un altro romanzo breve
E nel 2003, un anno dopo i giorni dell'abbandono, la prima uscita, la prima versione più sintetica della frantumaglia, che è una parola chiave di oggi, una parola centrale nella poetica di Ferrante, ma anche la parola che dà il titolo a una sua raccolta di saggi, molto importante, molto bella da leggere, che esce come primo nucleo nel 2003 e poi in versione ampliata, aggiornata nel 2016. Qui vedete la copertina del 2016. E poi nel 2006 esce La figlia oscura, un altro romanzo breve di Elena Ferrante, e a seguire nel 2007 La spiaggia di notte. Che è una fiaba nera. Anche qui, quindi, ci troviamo di fronte fino a questo momento a tre romanzi brevi, quindi L'amore molesto, I giorni dell'abbandono, e La figlia oscura. Sono tre romanzi brevi che raccontano una vicenda di, diciamo, di smarrimento, di deviazione, di frantumaglia e smarginatura, diremmo, alla fine di questo percorso, vissuta da tre diverse donne: Delia nell'amore molesto, Olga nei giorni dell'abbandono, Leda nella figlia oscura. Sono tre donne che attraversano una fase di crisi profonda. E riemergono da questa crisi, da questa esperienza di smarginatura, come parola che useremo tra poco quando ci saremo un po' addestrate. Sono vicende che si svolgono in un arco di tempo relativamente breve, tra diciamo la settimana e diciamo nel caso dell'amore molesto, nel caso anche della figlia oscura, e nell'arco di pochi mesi nei giorni dell'abbandono. E poi c'è questa spiaggia di notte che mette al centro una fiaba nera che mette al centro un oggetto simbolico molto rilevante per Elena Ferrante, e cioè la bambola. È una fiaba che parla della sparizione di una bambola. Molto diverso il passo di Elena Ferrante con la famosa quadrilogia, quella che la fa diventare una scrittrice molto famosa. È un romanzo in quattro volumi, un ciclo narrativo in quattro volumi, che esce a partire dal 2011 con L'amica geniale, il primo volume, poi nel 2012 Storia del nuovo cognome, poi nel 2013 Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta. E questa è una dimensione completamente diversa dal punto di vista narrativo, perché è una storia che comincia verso la fine degli anni 50, 40, scusate, e continua fino all'inizio degli anni 2000, quindi sono 6 decenni di storia narrativa e di epos corale. È un romanzo corale che mette al centro gli intrecci di generazioni, prima di tutto all'interno di un rione alla periferia di Napoli, ma su cui spiccano due protagoniste che sono Elena e Lila. Sono due bambine di un rione poverissimo e semianalfabeta nella Napoli miserabile e sottoproletaria del dopoguerra, dei quartieri proprio sottoproletari di Napoli. Quindi, come potete capire, il passo di Elena Ferrante cambia radicalmente, perché passa da diciamo, storie intime, private, dalla breve durata nei primi tre romanzi, L'amore molesto, I giorni dell'abbandono e La figlia oscura, ad un grande quadro storico, che è questo della figlia, della quadrilogia dell'amica geniale. O Neapolitan novels, cioè romanzi napoletani, o Neapolitan quartet, sono le formule con cui nel mondo anglofono viene definita l'amica geniale, e che parlano in modo molto esplicito del protagonista principale, diciamo, di questo romanzo, di questa quadrilogia, che è appunto questo spazio, questo mondo che è il rione, un mondo diciamo molto radicato in una sua diversità e specificità locale, non solo Napoli, ma addirittura una periferia
di Napoli, ma tuttavia questo elemento molto locale, molto individuato e molto particolare, molto individuato, è stato percepito da 13 milioni di lettori nel mondo in una chiave profondamente universale. Quindi quello che cercheremo di capire oggi attraverso queste tre parole chiave è come mai una storia così specifica, individuata, al punto che molti lettori napoletani faticano a capire alcune dinamiche di questo rione, come mai questa storia riesce ad avere una risonanza così universale? Quindi la risposta è attraverso l'uso di alcuni archetipi dell'immaginario femminile, la matrofobia e la frantumaglia, e attraverso alcune tecniche narrative particolarmente coinvolgenti, tra cui appunto la polifonia. La scrittura di Ferrante poi va avanti perché nel 2019 ha pubblicato un altro romanzo, La vita bugiarda degli adulti, e poi l'invenzione occasionale, queste che vedete sono due raccolte di saggi, l'invenzione occasionale sempre del 2019 e poi I margini del dettato, l'ultima raccolta di saggi molto bella di Elena Ferrante che vi consiglio, che esce alla fine del 2021. Allora, le parole chiave appunto matrofobia, frantumaglia, polifonia. Che vorrà dire questa misteriosa parola matrofobia? E questa è la definizione di Edith Rich. Edith Rich è una famosa femminista e attivista americana che in questa bellissima raccolta di saggi Nato di donna dice che la matrofobia non è la paura della propria madre da parte delle donne, ma la paura sentita dalle donne di diventare come la propria madre. Questa definizione, questa formula della matrofobia è particolarmente, diciamo, rilevante proprio per la generazione di Adrienne Rich, che è la seconda generazione del femminismo, cioè le donne che si affacciano al femminismo come quello che Carla Lonzi definiva il soggetto imprevisto. Sono le donne, cioè, che arrivano una grande massa di donne, un grande movimento femminista di massa che si impone verso l'inizio degli anni 70 in molte parti del mondo come appunto soggetto imprevisto, come l'effetto cioè di un progresso, di un'evoluzione della società che mette a disposizione di una modernità progredita, che mette a disposizione delle donne una possibilità di presenza fisica nel mondo mai data prima. E quindi questa seconda generazione del femminismo, che è la generazione quantitativamente di gran lunga più numerosa di quella del primo femminismo, che è stato il femminismo dei diritti, il femminismo delle suffragette, delle prime riforme diciamo di diritti giuridici, ma è stato in larga parte un femminismo elitario, invece appunto un femminismo di massa. Qual è il problema di questo tipo di giovani donne femministe? E il problema è quello di avere nella propria genealogia una madre che per ovvie ragioni storiche appunto non è come loro e anzi sta per, come dice Adrienne Rich, rappresenta la vittima, rappresenta la subalterna, la martire, tutto ciò che queste donne non vogliono diventare. Quindi è una generazione che ha espresso il femminismo anche a partire da una profonda contestazione e rimozione di questa figura di subalterna, la madre come l'incarnazione di quella subalternità che da cui ci si vuole invece emancipare. Ecco come Ferrante lavora questa immagine nella frantumaglia, nella raccolta di saggi di cui vi parlavo prima. Questo è un passaggio centrale. È un po' il modo che ha Ferrante di riraccontare questa categoria di Adrienne Rich, che ovviamente è davvero decisiva. Lei immagina una figlia che è ancorata al computer su cui sta scrivendo, quindi è una figlia, diciamo, tecnologica, no? Una figlia che ha un grado di emancipazione tale da avere un computer e da usare il computer per un'attività di scrittura. È una figlia scrittrice che sta scrivendo, quindi è una figlia che ha, diciamo, raggiunto una sua emancipazione. Questa è la storia di tutte le protagoniste di Ferrante. Sono donne che vengono, Delia, Olga, Leda, dei primi tre romanzi, e così anche Elena e Lila, sono donne che vengono
da una caverna, quella di cui sta parlando qui Ferrante, cioè sono donne che vengono da un mondo anche prima di tutto socialmente subalterno, perché il tema prediletto di Ferrante è l'universo sottoproletario di Napoli, che è un universo molto particolare, uso infatti la parola sottoproletario non a caso, cioè un universo popolare, una dimensione popolare dalla grandissima durata storica. E con una sua intensità linguistica e culturale straordinaria, che ha una caratteristica sociale magmatica, cioè non è assimilabile alla classe operaia e quindi non al rione, al quartiere di Bagnoli, che è il quartiere operaio di Napoli, ma a quella che è la maggioritaria condizione sociale del popolo napoletano storicamente, cioè quella del sottoproletariato, con un disancoramento rispetto alla realtà della modernità, industriale. Quindi tutte queste donne, tutte queste protagoniste vengono da mondi popolari napoletani, vengono da esperienze di subalternità sociale e linguistica e anche di genere, cioè legate quindi a madri appunto subalterne, ma sono donne che si sono emancipate, diciamo così, no? Cioè sono donne che hanno fatto un percorso sociale di addomesticamento, anche di addestramento, di disciplinamento, sono diventate delle borghesi, stanno lì a scrivere sul loro computer, ma c'è qualcosa che le fa tornare in basso, giù nella caverna, cioè un dolore improvviso ci sprofonda dove? Tra le antenate unicellulari. Questa è la dimensione matrofobica, cioè questo sprofondamento che l'esperienza di dolore, la crisi, poniamo raccontate nei primi tre romanzi di Ferrante, tra Delia, Olga e Leda, quindi Delia perde misteriosamente la madre, Olga viene abbandonata all'improvviso dal marito, si incrina a un perfetto matrimonio borghese, Leda nella figlia oscura perde le figlie vanno a vivere e a studiare negli Stati Uniti dal padre e lei si ritrova libera, ma al tempo stesso svuotata da una maternità profondamente infelice. E questo dolore, quindi questa esperienza di dolore generata da queste crisi, fa ritornare, fa cadere giù la figlia con questo computer e la figlia si ritrova nella caverna, appunto, tra le madri quindi in senso genealogico acronico, no? Quindi sono le antenate unicellulari, addirittura prive di parola, che si esprimono solo attraverso borbottii rissosi o terrorizzati, e poi le divinità femminili ricacciate nel buio della terra, c'è sempre in Ferrante questo intreccio tra storia, il mondo quotidiano e ordinario della grande storia e il mito, gli archetipi del mito, per esempio per l'amore molesto molto importante il mito di Demetra e Persefone che lei riattiva magistralmente, pur tenendoci ancorate al computer su cui appunto stiamo scrivendo. Quindi queste madri hanno una caratteristica terrificante, no? E si trovano appunto in questa caverna. Qui Ferrante riscrive in chiave di matrofobia un mito fondativo della letteratura moderna, che è il mito di Faust, il mito goethiano di Faust, che a un certo punto, se ricorderete, che viene mandato in qualche modo in missione nella profondità della terra tra le madri, le divinità archetipiche delle madri, per portare via, per sottrarre loro il tripode ardente, e lui lo porta via, lo ruba, lo porta con sé, questa sorta di oggetto, il tripode ardente, oggetto del potere generativo delle madri. Ecco, la posizione della figlia è molto diversa. La posizione della figlia è quella di provare matrofobia, terrore, disgusto, è la storia dei romanzi di Ferrante, ma è anche la storia di donne che resistono a questa matrofobia e che restano nella caverna metaforicamente a raccontare, non rubano, non portano via con sé nulla, ma restano nella caverna a raccontare la storia di questo legame matrofobico. Quindi è molto interessante vedere come il mito di Faust viene rovesciato, mentre Faust sceglie volontariamente di scendere giù e poi
riporta via, sottraendo qualcosa alle madri, la figlia viene sprofondata dal dolore, non sceglie, ma viene scelta dalle circostanze, dall'intreccio del caso e porta con sé questo oggetto che le consente di scrivere una storia. Ora qui troverete diverso materiale che non possiamo guardare insieme, sono dopo la categoria individuata, in questo caso la matrofobia, ci sono una serie di brani presi da diversi testi di Ferrante che vedono la diciamo creatività di Ferrante in relazione alla matrofobia. Qui, per esempio, abbiamo un brano dei giorni dell'abbandono nel quale Olga, sprofondando in questa crisi, in questa smarginatura, in questa frantumaglia, in questa crisi dovuta all'abbandono del marito, viene assediata, da un fantasma in questi giorni, terribili, durante i quali si consuma questa esperienza di dolore, viene assediata da un fantasma, è il fantasma di una donna napoletana, la poverella, che abitava nello stesso palazzo della sua famiglia popolare a Napoli, ed è una donna che viene abbandonata dal marito, che la bambi Olga bambina ha visto trasformarsi da felice e florida, donna infelice e disperata, a causa dell'abbandono del marito. Quindi assedia continuamente questo vero e proprio fantasma, questa figura fantasmatica che è accanto a lei e la sprofonda appunto in mezzo alle antenate. Sembra dirle che il suo destino appunto è quel destino di dolore e di subalternità. Questa invece è un'immagine ripresa dall'amica geniale. Ed è un'altra immagine importante di matrofobia, il tema di Melina Cappuccio, che è la parente di Lila, innamorata follemente, per chi ha letto L'amica geniale, del ferroviere Donato Serratore, un uomo sposato che appunto ha questa propensione al tradimento, che specula in particolare sulla vulnerabilità di questa donna, di questa vedova. Una donna sola, e infinitamente più povera di lui, appunto, che è un ferroviere poeta, quindi una figura socialmente diversa in questo contesto del rione, che quindi viene sedotta e poi abbandonata da Donato Serratore e che comincia a manifestare, diventa la figura emblematica nell'amica geniale proprio della matrofobia, nella prospettiva di Lila e di Elena, diventa proprio l'immagine della subalternità addolorata, vittimistica, drammatica della donna travolta dalla passione d'amore. Qui c'è proprio la scena in cui Melina compra del sapone, e ai tempi in cui il sapone si comprava nei cartocci di carta ed era in scaglie, e esce per la strada e lo ingoia questo sapone. E questa è un'altra scena invece della quadrilogia, in Storia della Bambina Perduta, in cui invece Elena, che scoprendo il tradimento del proprio compagno Nino Serratore, si vede all'improvviso circondata da quest'ombra di sua madre, da tutte le nostre antenate, e si chiede appunto se deve, se può scatenare queste ombre che sono intorno a lei, cioè di fronte all'abbandono, appunto, di fronte alla scoperta del tradimento, in questo caso, Elena sprofonda appunto nella caverna e viene circondata dalle madri, dal loro destino di sconfitta, ma anche dal loro desiderio di rivalsa e di vendetta, che è tipica appunto di questo mondo subalterno. Un altro tratto della matrofobia è l'odio della figlia verso la propria stessa maternità, ed è proprio un tema ossessivo della scrittura di Elena Ferrante, cioè l'odio, il terrore di diventare come la propria madre è prima di tutto il terrore e la paura della propria stessa capacità generativa. E quindi qui vedete delle formule prese appunto dalla figlia oscura, dai giorni dell'abbandono, da Storia del nuovo cognome, che è uno dei volumi della quadrilogia, dove appunto il feto, l'embrione, il bambino viene descritto secondo tecniche espressioniste, appunto bolo fatto di materia viva,
feccia poltigliosa, l'innesto, la maternità e l'innesto di un insetto velenoso, sono tutte formule che rinviano appunto al disgusto del materno che accompagna queste protagoniste. La matrofobia però non si ferma qui, perché se si fermasse qui sarebbe insomma la storia di soggettività eternamente in perdita, ma evolve in qualcosa di profondamente creativo, soprattutto attraverso la frantumaglia. La frantumaglia è una parola, un neologismo che, secondo il racconto della raccolta di saggi di Ferrante avrebbe ripreso dalla sua stessa madre, che proprio come le sue protagoniste sarebbe una madre della Napoli popolare, quindi a frantumaglia. La frantumaglia è questo neologismo, questa parola inventata da mia madre per dire come lei si sentiva quando era tirata di qua e di là da impressioni contraddittorie e quando stava così gettava lacrime di frantumaglia, e la frantumaglia per lei era questa folla di cose eterogenee nella testa, quindi un'esperienza di disorientamento e di frammentazione che poi la figlia Ferrante riracconta nel saggio a modo suo, cioè da donna che nel frattempo ha fatto un'altra strada rispetto alla madre popolare, una strada di, diciamo, di cultura, di scrittura, e quindi racconta dalla sua prospettiva questa frantumaglia come lei la sente, quindi come un paesaggio instabile fatto di rottami che vorticano tutto intorno, e la frantumaglia è il senso di perdita, quindi è l'effetto di una forte perdita, quindi tutte queste donne di cui abbiamo parlato sono donne in perdita, appunto, la storia nei primi tre romanzi in particolare comincia a partire da una perdita, quindi quando tutto ciò che ci sembrava duraturo nella nostra vita è invece ci sembra all'improvviso perduto, e a questo punto questa sensazione di frantumaglia, come nella madre anche nella figlia, produce, genera una frantumazione fisica, un corpo sempre più cosa, una sacca di cuoio che perde aria e liquidi, è proprio la definizione del corpo. Per esempio, nei giorni dell'abbandono c'è questa scena straordinaria in cui Olga, all'apice della sua esperienza di frantumaglia, di disperazione per l'abbandono del marito, comincia a urinare e defecare nel parco pubblico di Torino, no? Quindi questa sacca di cuoio che perde aria e liquidi. E poi la frantumaglia è anche una rottura non solo dell'io e del corpo, ma anche del tempo, della storia. Il tempo della storia si disarticola, questo accade in particolare nei primi tre romanzi, che possono essere definiti dei romanzi, diciamo, molto modernisti in realtà nella struttura, perché sono molto slogati e frammentati. Diverso invece il discorso dell'amica geniale, che ha apparentemente, e sottolineo apparentemente, una struttura più tradizionale. Comunque, la frantumaglia è anche questa inarcatura, questa slogatura del tempo della storia, e che, diciamo, mette al centro, storia che mette sempre al centro donne che tengono al loro io, donne quindi dell'emancipazione, che si fanno agguerrite, ma che poi, anche per ragioni banali, persino per un taglio di capelli, possono entrare in questa esperienza di crollo e di frantumaglia. Allora, perché è importante l'esperienza della frantumaglia come esperienza nella quale, e qui c'è la connessione con la matrofobia, attraverso il crollo, attraverso l'effetto del senso di perdita, la figlia precipita nella famosa caverna? Perché cosa succede nella caverna nel momento in cui la figlia, invece di scappare rubando via qualcosa, come fa Faust, resta? Non vincendo il suo disgusto, ma non educando il suo disgusto, ma raccontandolo, facendoci conti, attraversandolo, stando in relazione con quel disgusto e con quelle madri. Perché tutto questo è molto importante e anche molto nuovo come punto di vista, diciamo, come punto di vista dell'esperienza e della narrazione? Perché questo permette una idea di identità femminile non disciplinata,
né dalla subalternità né dall'emancipazione, perché c'è un disciplinamento della subalternità, ma anche un disciplinamento della emancipazione femminile, quando per emancipazione si pensa, si considera, diciamo, un adeguamento continuo ad un canone imposto dall'esterno ad un fine esclusivamente competitivo, produttivo e funzionante. Questo non interessa a Ferrante, sinceramente neanche a me, a Ferrante interessa invece la compresenza dei due tempi, la possibilità per una donna emancipata, per una soggettività femminile in formazione, in espansione, in una dimensione di crescita, di costruzione di sé, la possibilità di vivere questa crescita, questa trasformazione, questa emancipazione, non come una redenzione disgustata dal passato vergognoso della subalternità delle madri, ma come una possibilità di tenere insieme, appunto, in una sorta di acronia, il passato delle loro antenate, sto leggendo la slide, e il futuro di ciò che cercano di essere, cioè la caverna per le fasi in cui la figlia rimane lì a raccontare. Perché poi esce dalla caverna e torna a vivere, e questo è un po' il senso delle storie di Ferrante. La caverna è uno spazio di acronia in cui, cioè, temporalmente, si possono tenere insieme, il passato, il presente e anche il futuro, e quindi l'emancipazione non è percepita, sentita e interpretata come un compito gravoso e imposto dall'esterno, ma come una ricostruzione, reinterpretazione della propria eredità. Questo è molto importante perché non c'è possibilità di emancipazione che non passi attraverso la possibilità di fare i conti con la propria eredità e anzi proprio con gli aspetti più imperfetti, più imbarazzanti, più ingombranti sotto tutti i punti di vista della propria eredità. Quindi l'idea di una costruzione dell'io fatta a mosaico, mosaico di identità, mosaico di voci, mosaico di condizioni, mosaico di temporalità. La frantumaglia è profondamente connessa a un'altra diciamo dinamica molto presente nel racconto di Ferrante, che è invece la smarginatura. La smarginatura è una parola, anche questa è un neologismo, ma in questo caso è un neologismo semantico. Si dice neologismo semantico quando una parola già esistente viene ampliata nel suo significato. Quindi smarginatura voleva dire in origine la fuoriuscita dagli schemi tipografici di un testo. Il testo va fuori dai margini. Ferrante ha innestato questo significato all'interno dell'esperienza femminile, quindi la smarginatura è un'esperienza femminile raccontata soprattutto nell'Amica Geniale, soprattutto da Lila, ma anche Elena vive in realtà degli episodi infantili profondi di smarginatura, quindi la smarginatura come esperienza di perdita del margine, dei contorni di cose e persone che si spezzano. Questo è il racconto che fa Lila nel Capodanno, nel Capodanno della sua adolescenza. Quindi questa perdita della percezione tattile, questa perdita dei contorni delle cose. Adesso non posso appunto leggere con voi tutti i brani, ma sono appunto brani della quadrilogia nei quali questa storia della bambina perduta, in cui dopo il terremoto dell'81 Lila precipita in un'esperienza di smarginatura, che è appunto una variante della frantumaglia. Come avrete capito, sono tutte esperienze che gravitano intorno alla zona del trauma,
Se per trauma noi intendiamo un evento talmente intenso soggettivamente da lacerare, da rompere l'equilibrio psichico di quell'individuo e da quindi un'esperienza di ferita, di trauma, questo è l'etimo della parola trauma, talmente profonda e forte da impedire la memorizzazione e quindi la narrazione dell'evento che arriva in chiave emotiva e anche in chiave narrativa, in chiave appunto di frattura, di rottura, di lacuna, di traccia di qualcosa di non recuperabile e che tuttavia ricorre, come dice Freud, come un fantasma, come l'azione differita, come sintomi appunto come quelli dello stress post-traumatico che ritornano continuamente e che però come fantasmi non sono riconoscibili nella loro fisionomia, nella loro radice originaria. Allora, adesso arriviamo all'ultimo punto di questo percorso, che è quello della polifonia, ed è la polifonia una idea molto interessante, molto originale, che Ferrante riprende da Adriana Cavarero. Vedete qui questo saggio molto bello che vi consiglio di leggere di Adriana Cavarero, che è una importantissima filosofa femminista italiana, tradotta anche nel mondo anglofono. Qui infatti vedete la traduzione in inglese di Tu che mi guardi, tu che mi racconti, che appunto vi consiglio di leggere, Relating Narratives, e poi Non credere di avere dei diritti, un testo molto importante della Libreria delle Donne di Milano che raccoglie l'esperienza delle 150 ore, cioè dell'insegnamento delle 150 ore per chi non aveva ancora conseguito le licenze elementari e medie, l'esperimento di formazione degli anni 70. Lì si incontrano due amiche, Amalia ed Emilia, che vivono questa esperienza formativa. Ma Non credere di avere dei diritti racconta questa capacità in più che ha Amalia, questo dono in più che ha Amalia dopo le 150 ore, che è la capacità di raccontare la propria vita. Una capacità che Emilia non ha, queste due donne che diventano amiche durante le 150 ore, soffre molto della sua incapacità di raccontare la propria storia, che invece Emilia ha. Emilia sa fare della propria storia, della propria vita contadina, un racconto. E allora Amalia consola l'amica, queste sono le ultime righe. Una volta allora io, soggetto Amalia, le ho scritto la sua storia di vita vissuta, perché ormai la sapevo a memoria e lei se la portava sempre in borsa e la rileggeva tutta commossa. Questo brano è stato proprio all'origine del libro di Adriana Cavarero, il libro di Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Cavarero è una filosofa femminista che individua, come dice Ferrante in questo brano, proprio in questa storia di Emilia e di Amalia, una radice profonda della capacità femminile di raccontarsi raccontando l'altra. Cioè il racconto di sé non è il racconto della autobiografia, del mettere al centro la propria vita, ma il racconto di una vita che dice io per raccontare la vita di un'altra, come ha fatto Amalia con Emilia. E Ferrante confessa molto chiaramente in questo brano che state vedendo, nelle ultime righe, che proprio da questa idea di Amalia e di Emilia, e proprio dall'idea della scrittura come scrittura polifonica e relazionale delle soggettività femminili, le viene l'idea di scrivere L'amica geniale, cioè lì che Helen e Lila diventano una storia vera e propria, la storia cioè di due bambine profondamente legate da una grande passione reciproca per l'alfabetizzazione e la scrittura in un quartiere napoletano sottoproletario semi-analfabeta nella Napoli del dopoguerra, e che sono appunto due bambine che attraverseranno 6 decenni di vita, di evoluzione, di metamorfosi straordinarie proprio attraverso la capacità reciproca di raccontarsi, e in particolare l'amica geniale è
sostanzialmente costruita attraverso questa struttura di racconto dell'amica geniale, nella quale Elena racconta la vita di Lila. Il racconto dell'amica geniale è una cast, cioè comincia nei primi anni 2000, quando Lila scompare misteriosamente, tagliando anche le immagini di sé dalle foto di famiglia. E quindi il racconto è il racconto della vita di entrambe che fa Elena, voce narrante, per far tornare in presenza Lila. Quindi è un racconto che procede per tappe, accompagnate dalla rievocazione non solo di ciò che loro hanno fatto e di ciò che un intero mondo ha fatto in questi 6 decenni straordinari della storia dell'Europa, ma anche attraverso il racconto della loro scrittura, perché Elena diventa una scrittrice e perché Lila diventa l'ombra di questa scrittura di Lila, di Elena, essendo, secondo l'amica e secondo i testi che di lei ha letto Elena, una scrittrice ancor più geniale. Sono però testi di Lila. È leggendaria quindi la capacità di Lila, ma noi non la leggeremo mai questa capacità di scrittura di Lila, che viene però continuamente evocata, cioè di lei ci arriva il racconto dell'effetto anche di invidia profonda, di odio, che questa scrittura fa su Elena, oltre che di odio, di invidia e di alleanza profonda. Quindi la storia dell'amica geniale è la storia di una soggettività relazionale con tutto quello che significa la polifonia. Come stare in relazione, come tutto quello che può significare una relazione, anche come portato di invidia, di odio, oltre che di alleanza e di riconoscimento, in particolare con tutto quello che può significare uno stare in relazione, uno costruire la propria identità in relazione nel contesto, diciamo, di una subalternità millenaria. Ribadisco che Elena e Lila vengono da una lunga catena di famiglie analfabete, sono i primi individui alfabetizzati delle loro stesse famiglie. Quindi è chiaro che la loro storia di relazione è una storia attraversata da queste ombre, che sono poi le ombre di una subalternità ancora più subalterna, come dice Gayatri Spivak, che è quella delle donne. Dunque, siamo a 41 minuti. Qui ci sono dei brani dell'amica geniale, nella fattispecie di Storia del nuovo cognome, in cui appunto via via Elena ritorna su questa presenza di Lila nella propria vita e su questa dinamica di invidia fatta di essere questo mio meno che è tale per un suo più, un mio più che è la forzatura di un suo meno, questo racconto dei fatti che deve attraversare filtri, rimandi, verità parziali, mezze bugie, che nel racconto di Elena sarebbero di Lila, ma sappiamo che Elena dà diversi segnali, che Elena è una narratrice inattendibile. Quindi questa storia che è stata screditata da molti critici come una storia, diciamo, di neorealismo patetico, una storia che ha delle strutture molto sofisticate, perché questa narratrice, appunto, è una narratrice che mente, proprio come Zeno Cosini, appunto della coscienza di Zeno, in continuazione. E quindi questa è la storia di una duplice autenticità, quella di Elena e Lila, ma anche della loro duplice menzogna. La polifonia però è anche una polifonia, diciamo, di bilinguismo dell'amica geniale, nella quale, la voce narrante è una voce italiana che ha conquistato con grande fatica, la capacità di gestire una lingua italiana media e colta, ma è una voce che con inserti metalinguistici continui riporta continuamente in traduzione il napoletano, che come sapete è molto poi poco presente, è riportato come se fosse in traduzione. Lui disse con rabbia, io dissi allora con insistenza, lui disse con angoscia, cioè il napoletano esiste come eco, come fantasma di qualcosa con cui tuttavia si è sempre anche in relazione. Ecco, e vedo che c'è già una domanda.
perché in tutto questo io, cioè, sono un po' come in silenzio, però leggo che Elisabetta chiede come consiglierebbe di proporre l'autrice in classe, attraverso un romanzo breve o attraverso L'amica geniale. Io penso che L'amica geniale, diciamo, è l'aspetto di rottura, di novità forte, cioè questo bisogno di raccontare una storia che diciamo, nasconde la complessità delle strutture narrative e si impone anche con una forza di pathos, che è la ragione dello scandalo anche, no? Dell'amica geniale. Però questa è la sua novità ed è la novità in realtà di una larga parte della letteratura contemporanea nel mondo, di cui Ferrante parte, di cui grandi scrittori oggi esprimono. Quindi io partirei da alcuni pochi brani dell'amica geniale molto coinvolgenti, per esempio, e li associerei a qualche brano della Frantumaglia e lavorerei, per esempio, anche sul modo in cui questo tema della matrofobia, di questo grande archetipo del rapporto madre-figlia, porta con sé poi una serie di temi di grande intensità anche melodrammatica. Appunto, perché la novità dell'amica geniale è fare i conti col pathos dell'emozione, che come sapete, in particolare nella letteratura italiana del Novecento, è stato codificato come non, diciamo, non raccontabile se non nella chiave dell'ironia. E non so se ho risposto, se Elisabetta è soddisfatta, non so se ci sono altre domande, perché io sono un po' in. Professoressa, si preoccupi. Sì, se vuole andare avanti con l'ultimo punto, non ci sono problemi, poi le faccio io. Ecco, perché siccome era entrata questa domanda. Ah, Sì, ma possiamo continuare ancora se deve terminare. benissimo, benissimo. Allora, appunto mi ero soffermata un attimo su questi due aspetti della polifonia, quindi la polifonia come racconto dell'altra e quindi la polifonia tra Elena e Lila, che è costruita attraverso una serie di tecniche molto attente, dovute al fatto che Lila, che Elena, via via entra in possesso nel corso della sua vita di molti materiali narrativi che arrivano da Lila, per esempio La fata blu, che è un racconto scritto da Lila da bambina, e poi una scatola di latte che le riceve da Lila, sposa di Stefano Carracci nel 1966, che contiene 8 quaderni. E qui appunto è il racconto della lettura di questi quaderni diventa un perno fondamentale della costruzione dell'identità di Elena come scrittrice, quindi in positivo, ma anche in negativo come chiave di angoscia profonda. E vi faccio presente che questa struttura narrativa, quella per cui, come dice Ferrante qui, la struttura del racconto è tale che né Lila né Elena possono essere chiuse dentro una formula che faccia dell'una il contrario dell'altra, e anche la struttura del racconto è tale per cui noi non leggiamo mai ciò che scrive Lila, anche se al centro di tutto c'è la genialità di una vera scrittrice raccontata, di un'autentica scrittrice raccontata da una donna, Elena, che diventa scrittrice di successo nella sua vita, ma che è convinta in realtà di essere una scrittrice fallita dalla lettura dei testi di Lila. Bene, noi non leggiamo mai i testi di Lila per volontà proprio della costruzione autoriale di Ferrante, i testi come dei fantasmi vengono solo raccontati da Elena, e questa è esattamente la struttura narrativa di un grande testo della letteratura italiana che è Menzogna e Sortilegio di Elsa Morante, che è la madre letteraria di Elena Ferrante, e da questo La menzogna e sortilegio, che è la storia genealogica di 5 donne di una famiglia, fino ad arrivare a un'aspirante scrittrice che racconta la loro storia, appunto Elisa, è costruito proprio sul fatto che la storia di Elisa è basata, prende corpo, prende forma da un epistolario d'amore della madre, che però viene. Che è la base del racconto, che è la base dei pensieri continuamente commentati, dei commenti che fa
Elisa, ma che non si trova mai come testo in Menzogna e Sortilegio. Quindi è una struttura fantasmatica, ma al tempo stesso una struttura di polifonia e di relazione, di intreccio positivo, ma anche persecutorio tra due donne. Poi l'altro aspetto. L'altra dimensione molto importante della polifonia, come vi dicevo, è il rapporto tra l'italiano e il dialetto napoletano. Il napoletano, cioè, esiste nell'Amica Geniale, in generale in tutta la scrittura di Ferrante, ma in particolare nell'Amica Geniale, come fantasma. L'Amica Geniale, cioè, è anche una dimensione metanarrativa del racconto del napoletano. Il napoletano, cioè, entra in scena rarissimamente con dosaggi molto mirati, ma è presente tuttavia continuamente nella forma del metalinguismo. Qui ci sono degli esempi che vi riporto da diverse parti della scrittura di Ferrante, nei quali cioè la voce narrante, che è una voce, diciamo, bilingue, no? Una voce di protagonista femminile che nasce come parlante dialettale e che poi acquisisce, grazie alla sua formazione culturale, anche l'uso della lingua italiana. E che scrive i suoi testi sempre in italiano, ma poi riporta continuamente in traduzione la comunicazione napoletana che si sta svolgendo. Cioè la comunicazione si svolge quasi sempre in napoletano, ma viene data in traduzione. Questo, se ci pensate, è invece una linea di rappresentazione dell'arcaico e del mondo subalterno che arriva a Ferrante tramite Verga, tramite in particolare i Malavoglia, che sono appunto un esperimento di scrittura in traduzione dal mondo siciliano, di quella famiglia di pescatori, in generale della dimensione corale del paese dei Malavoglia, da cui ci arriva però anche, quindi, un italiano in traduzione, un italiano che riprende le movenze del siciliano, esattamente come l'italiano dell'Amica Geniale spesso riprende le movenze del napoletano e che spesso poi riporta frammenti testuali attraverso i proverbi in particolare, se vi ricordate. Quindi c'è un modo di, diciamo, raccontare una dimensione multiculturale italiana che noi diamo per scontata, cioè il bilinguismo italiano e la ricchezza antropologica legata a questo bilinguismo, ma che in realtà invece nel mondo europeo è abbastanza, è un panorama, è un tratto piuttosto unico, che appunto Ferrante riprende attraverso questa tradizione. Qui vedete degli esempi, no? Per esempio il penultimo, Lila, qui siamo in Storia di chi fugge e di chi resta, come vedete dalla sigla SCF, Lila gli rispose di Malavoglia in dialetto o in un brutto italiano che ricalcava formule dialettali. Ecco, questo è un esempio di metalinguismo, di inserto metalinguistico, cioè la narrazione si sofferma continuamente sul come vengono dette le parole, su come vengono pronunciate le frasi in italiano o in napoletano. Quindi è una continua riflessione sulla tonalità emotiva, sulla postura fisica, sulla postura psichica del parlante che in quel momento sta usando il napoletano o l'italiano. Il secondo esempio, pronunciai, questo è da Olga, Giorni dell'abbandono, pronunciai una brutta oscenità nel mio dialetto e con un tale scatto rabbioso della voce che temetti che i bambini mi avessero sentito. Quindi qui il metalinguismo insiste sulla qualità rabbiosa della voce che parla in dialetto, la propria stessa voce, la voce del protagonista e dell'oscenità. E questo è molto interessante perché la storia di Olga, che è una storia di smarginatura in seguito all'abbandono del marito, è proprio la storia della perdita dei tratti
borghesi acquisiti attraverso la propria formazione, il matrimonio e la vita a Torino, e lo sprofondamento nella caverna è prima di tutto un recupero dell'oscenità dialettale, un ritornare non solo a parlare in dialetto, ma proprio a parlare, ad usare le varianti più oscene del dialetto. Il metalinguismo ha a che fare anche con i parlanti solo dialettofoni, non solo con la voce narrante che interviene per definire la qualità della lingua e della voce usata, della voce emotiva usata dagli altri, ma sono anche i parlanti dialettofoni che vengono definiti continuamente, i parlanti solo dialettofoni sono tantissimi nell'Amica Geniale, soprattutto fino più o meno agli anni 60-70 della narrazione, quando cioè l'alfabetizzazione era davvero, davvero parziale, limitata solo alla scuola elementare, quindi con molti fenomeni di analfabetismo di ritorno, perché l'Amica Geniale è anche un grande trattato sociolinguistico, come hanno scritto insomma Villarini e Librandi, in particolare due linguisti che si sono occupati dell'Amica Geniale. Quindi qui vedete appunto nell'Amica Geniale Gigliola mi disse con astio in dialetto, adesso la tua amica fa la principessa, vedete che lei dice in dialetto ma la voce narrante traduce in italiano, ma lo sa Stefano che quando Marcello andava a casa sua lei gli faceva un bocchino tutte le sere, quindi vedete l'inserto poi della frase oscena, bocchino per sesso orale. E cosa si rileva qui? Si rileva che il dialetto, già attraverso questo esempio, ma anche quello che segue, Stefano utilizzò per tutto il tempo, anche quando parlò della propria violenza, un dialetto pieno di sentimenti, come quello di certe canzoni. Questo è l'unico caso in cui nell'Amica Geniale si usa la tonalità sentimentale del dialetto napoletano, che pure è potente se considerate che è diciamo, la patria della canzone napoletana, appunto. Ma in generale il dialetto invece è la sede della violenza, è la sede di una violenza soprattutto veicolata dal maschile verso il femminile, e quindi la ragione per cui viene messo in traduzione da queste voci narranti è una ragione fobica in prima istanza, cioè è un marcare la propria distanza rispetto ad una origine doppiamente minacciosa, perché è l'origine della subalternità, ma anche della minaccia di un maschile violento o in generale di un codice patriarcale violento, anche quando è assunto dalle donne. Non è che sia dualista l'Amica Geniale, le figure più violente dell'Amica Geniale sono appunto donne, sono le madri del rione, non tanto i padri. L'italiano come strumento di una superiorità retorica e sociale, agita soprattutto dalla protagonista dell'Amica Geniale, qui c'è questa scena straordinaria di Storia del nuovo cognome, dove la madre di Elena, al ritorno del matrimonio di Lila, prende a schiaffi la figlia perché la figlia sta frequentando un ragazzo che a lei non piace perché è un ragazzo povero e la madre vuole appunto che la figlia faccia un'ascesa sociale. Quindi viene presa a schiaffi Elena, gli occhiali volarono sul pavimento e le urlai con una gioia aspra, senza nemmeno l'ombra del dialetto: vedi che hai fatto, mi hai rotto gli occhiali, ora per colpa tua non posso più studiare, eccetera. Mia madre si gelò, persino la mano con cui mi aveva colpita restò ferma nell'aria come la lama di un'accetta. Quindi la stasi, il blocco della madre è duplice, sia innanzitutto una famiglia poverissima, quindi c'è il dato di fatto di aver rotto gli occhiali, ma soprattutto il fatto che da un punto di vista rituale e simbolico, nel momento in cui la madre sta cercando di marcare il suo dominio materno sulla figlia, la figlia acquisisce si smarca e acquisisce un'autonomia dalla madre, attraverso l'uso dell'italiano, no? Attraverso questo italiano che non ha neanche l'ombra del dialetto, come vedete, no? Quindi con una gioia aspra, il piacere di poter rimarcare questa propria superiorità sociale. Quindi qui c'è
tutta una storia anche della modernità italiana, della modernità di migrazione italiana, perché Elena poi è una figura di migrazione dal momento che va a studiare la Normale di Pisa e di quel doppio legame tipico della storia di migrazione, di tutte le storie di migrazione, di tutti i traumi di migrazione, nei quali cioè la prima generazione chiede alla seconda generazione di essere migliore, diversa, più funzionante, più vincente sul piano sociale, ma poi la contesta, la critica e l'aggrava, la colpevolizza proprio in ragione del fatto che questa seconda generazione si è emancipata e dunque ha tradito. Quindi una dinamica di riscatto sociale e tradimento che di doppio legame, per cui sbagli in ogni caso, sia se non ti emancipi, sia se ti emancipi, che agisce tra la prima e la seconda generazione. Parlavo del pathos prima. Il pathos dell'amica geniale, che è un po' il tema scandaloso, no? Dell'amica geniale, quello per cui l'amica geniale è stata oggetto di così tante critiche, che però è la ragione anche della sua novità, e per questo io insegnerei l'amica geniale, non i primi tre romanzi, che hanno una struttura più, diciamo, apparentemente ricercata e quindi più rassicurante soprattutto per il canone del modernismo, diciamo. In realtà la struttura, come vi spiegavo, la polifonia è una struttura molto complessa, molto raffinata, però e la tecnica narrativa dell'amica geniale è una tecnica molto problematica che Ferrante riprende dal modernismo. Sapete che il modernismo di Svevo, in particolare, è il modernismo dei narratori inattendibili, quindi narratori che dichiarano di dire la verità, ma mentendo, come il famoso Zeno Cosini. Beh, Elena è una narratrice inattendibile, quindi c'è una grande, diciamo, maestria. Ferrante dice: io uso tutti gli strumenti per accattivarmi l'attenzione del lettore, ma quando ho conquistato questa attenzione del lettore, anche con colpi di scena, anche con intensità melodrammatiche, lo porto poi, una volta che ho conquistato questa attenzione, porto questa attenzione in un campo di smarginatura, cioè il racconto stesso si smargina, le cose non tornano, i finali non tornano, i colpevoli non si trovano, e se ci pensate, persino una serie di formule come amica geniale sono rovesciate. Quando cominciamo a leggere l'amica geniale, pensiamo che subito che la bambina geniale sia Lila, ma sarà invece Lila a usare questo appellativo per Elena. Quindi c'è un rovesciamento, uno smarginamento continuo delle aspettative. Ma Ferrante difende comunque questi dispositivi narrativi ad effetto da romanzo popolare, da romanzo rosa che lei usa, ne parla come di qualcosa di cui lei si è vergognata a lungo, questi scantinati bassi della letteratura che sono letteratura come il grande romanzo, perché dall'intreccio di questi due elementi nasce la smania del racconto, cioè per Ferrante lo storytelling, la narrazione è fondamentale, e di questo storytelling, di questa narrazione, fa proprio parte la possibilità di raccontare le emozioni, come infatti abbiamo cominciato parlando di matrofobia e parlando di madri, di donne abbandonate, di divinità femminili ricacciate nel buio della terra, nella caverna, segnate dall'abbandono dell'uomo, quindi in pieno pathos melodrammatico. E Ferrante usa anche, senza paura, il grande codice della sceneggiata napoletana, che è proprio un genere molto particolare della tradizione creativa, artistica, teatrale napoletana, cioè sono storie, diciamo, molto basiche di tradimento, passione, di onore tradizionali, all'interno delle quali si intrecciano grandi impennate liriche. È una grande tradizione artistica della napoletanità popolare, che poi è stata rilanciata negli anni 60-70 da Mario Merola, questo famoso cantante napoletano, e molte scene dell'amica geniale, non molte, però insomma alcune mirate, intensissime scene, sono scene di intensità estrema, di racconto incandescente della passione, ispirate molto chiaramente a quel repertorio. Quindi avete un esempio con la scenata che Lila fa a Stefano dopo il matrimonio, quando ha scoperto che Stefano ha regalato
a Michele Solara le scarpe rosse all'origine del loro amore, quindi tradendola in sostanza. E questa è proprio una scena melodrammatica in pieno stile napoletano. Potete anche qui vedere la polifonia tra italiano e napoletano, no? Secondo Rigo, Lilla si girò di scatto. Qui c'è un indiretto libero, no? Una riproduzione del discorso di Lilla. Calmarsi quando tutte e tre l'avevano trattata come una pezza per lavare il pavimento, come una mappina, mappina proprio dal napoletano. E qui c'è un intreccio tra l'indiretto libero e il discorso diretto di Lilla, ma senza i segni grafici del trattino. Non mi voglio calmare, gridò strunz. Qui è proprio Lila che parla, no? Stronzo, quindi strunz è proprio preso dal napoletano. Riportami subito a casa mia. Quello che hai detto adesso lo devi ripetere davanti a quegli altri due uomini di merda. Qui c'è proprio una traduzione in italiano di una formula napoletana che però poi torna subito dopo proprio in napoletano. Solo quando pronunciò quell'espressione in dialetto, woman e merda, si accorse di aver spezzato la barriera compassata di suo marito. Un attimo dopo, Stefano la colpì in faccia con la mano robusta, uno schiaffo violentissimo che le sembrò una esplosione di verità. Quindi questa scena è una scena molto significativa perché intreccia, diciamo, la chiave di poetica di Ferrante del pathos, della messa in scena del pathos con la strategia polifonica del napoletano in traduzione linguistica in italiano con pochi frammenti calchi dal dialetto. Questo è uno dei casi di maggiore intensità di presenza di frammenti. Sono in generale però molto rari se avete presente la tessitura narrativa dell'amica geniale. E io avrei concluso, ma a questo punto ascolterei delle domande. Professoressa, grazie Sì, per ci questa. sono. Sì, ci sono, questa bella lezione. Anzi, ecco, è il mio compito adesso farle alcune delle domande che sono arrivate. Cerco un po' di metterle insieme naturalmente, e molte sono, visto il contesto in cui ci troviamo, orientate, come tra l'altro quella che abbiamo già potuto Sì. anticipare prima, orientate a capire in che modo portare Elena Ferrante a scuola, ma anche più in generale, le tocca rispondere a una domanda di metodo in generale, diciamo, come si trattare a scuola quegli autori, diciamo, non del canone, non già entrati nei programmi, banalmente in questo caso, perché essendo un'autrice ancora in attività, anche la valutazione critica non è assestata, come non è conclusa la parabola, la traiettoria letteraria dell'autrice, naturalmente. Ecco, una delle domande è come fare in generale, ma se in particolare l'uso di collegamenti, analogie con gli scrittori e gli autori del canone, lei ha citato Verga, ha citato Svevo, possono essere fruttuosi o rischiano invece di essere fuorvianti? Ecco, questa è la prima domanda. No, grazie, grazie Alessandro e grazie per queste bellissime domande. Allora, prima di tutto, secondo me gli accostamenti con i grandi autori della nostra tradizione sono importantissimi. Quindi Svevo, io ho fatto dei riferimenti alla narratore inattendibile, perché l'amica geniale è costruita su una voce narrante sistematicamente inattendibile, che lascia tracce molto evidenti della sua inattendibilità, quindi produce un effetto di disorientamento continuo nel lettore, esattamente come lo produce la coscienza di Zeno. Per cui sicuramente questa chiave della narrazione inattendibile è molto importante, così come è molto importante la chiave della lingua, la questione della lingua, cioè come Verga e Ferrante si possono essere trovati come scrittori. Come scrittori in traduzione dal sud, a fare grande letteratura attraverso un repertorio antropologico anche segnato nella cultura italiana in modo molto controverso. Voi sapete che Verga partecipava a Milano, cioè Verga scrive della Sicilia da
esiliato, da emigrato, perché scrive da Milano questi suoi racconti e appartiene a cenacoli intellettuali che discutono il progresso, l'evoluzione dell'Italia attraverso la redenzione di questo abietto meridionale che rappresenta la famosa questione meridionale, che rappresenta a quell'altezza una questione di arretratezza dell'Italia rispetto al progresso che questa nazione doveva conseguire. Quindi Verga frequenta, vive in quei cenacoli intellettuali, in quei dibattiti intellettuali e esprime un'opzione ben precisa, che è una opzione di diciamo, difesa del patrimonio antropologico del sud dell'Italia, usa quel grande patrimonio dell'arcaico per raccontare l'emancipazione dell'Italia, perché questa è la storia della famiglia Malavoglia, e soprattutto usa la questione della lingua, cioè Verga usa il siciliano per dare radicamento e corpo a una lingua italiana che sostanzialmente era una lingua inventata. Cioè, era una lingua inventata, le prime sedute del Parlamento, pochi decenni prima dell'uscita di Malavoglia, si erano tenute in una lingua incerta, perché la nobiltà e l'alta borghesia parlavano in francese, non avevano un italiano colto, mediamente colto per parlare. Certo, non si poteva usare la lingua letteraria di Dante o di Petrarca. Quindi la questione della forza creativa che arriva dal sud dell'Italia. Anche ricordatevi che Pirandello è stato accusato di scrivere male, o che arriva dalle periferie dell'Italia. Ricordiamoci che Svevo è stato accusato di scrivere male. È una questione importantissima. Ferrante è solo l'ultima di una lunga serie di scrittori che sono accusati di scrivere male in un paese che risente di una grande tradizione letteraria, che ha costruito la sua identità su una patria immaginaria, l'Italia letteraria, e che ha costruito quindi l'idea del letterario sulla base del bello stile, della grande espressione stilistica. Formale e non sulla struttura continuata comune, come invece accade molto spesso nel mondo anglofono. Quindi è una questione, direi, importantissima, anche questa della lingua, del modo in cui gli scrittori della modernità, da Manzoni in poi, hanno costruito, hanno inventato l'italiano, inventando delle ipotesi di cultura, di multiculturalismo italiano, perché la questione dell'Italia è la questione del multiculturalismo. Allora, rivenendo alla seconda domanda, cioè come fare ad affrontare tutti questi autori che sono un po' fuori dal canone, pensiamo al rapporto tra Ferrante e la letteratura della migrazione. Come esempio prendo I Già Bascego, La mia casa è dove sono, che è uno straordinario memoir in cui Già Bascego ricostruisce l'intreccio tra la storia italiana e la storia somala a partire dalla vicenda della sua famiglia, la famiglia di un ministro della Repubblica Somala che è costretto a scappare negli anni 60 in seguito al colpo di Stato che genera i Jaba in un ospedale romano e che diciamo vive ai margini della vita sociale italiana, ma da italiana, no? Quindi c'è una ricostruzione di queste tappe. Allora, come l'amica geniale, anche questo straordinario memoir di Già Bascego viene considerato scrittura di serie B. Che cosa fa l'amica geniale di simile? Stiamo parlando di generi diversi, finzione, romanzo. Ma cosa hanno in comune questi due racconti? Hanno la capacità dello storytelling, della narrazione, la smania di racconto, come la chiama Ferrante, che è un tratto tipico di una vasta area di letteratura contemporanea, letteratura metamoderna nel mondo. Che mette al centro quello che una grande tradizione modernista e anche postmoderna ha deprecato, cioè il piacere della lettura. Oggi ritornano in scena le storie. E perché ritornano in scena le storie? Perché siamo sull'orlo di una catastrofe. E quando siamo sull'orlo di una catastrofe, quando siamo cioè in una situazione di forte frammentazione multiculturale, di forte diciamo, emergenza ecologica, purtroppo oggi di fortissima emergenza politica, col rischio di una terza guerra mondiale sul suolo dell'Europa e nucleare, quando siamo in queste situazioni di trauma, di limite, di confine, cosa fanno le storie? Perché diventano di nuovo importanti le storie? Perché le storie diventano un grande repertorio collettivo che ci dà al tempo stesso delle cornici per leggere la realtà e dei copioni
delle sceneggiature per accordarci tutti insieme, delle piattaforme condivise di significato attraverso le quali quelle cornici diventano di nuovo significanti. Quindi le storie oggi sono delle palestre fondamentali di convivenza. Allora non è un caso che Ferrante parli di smania di racconto, di pathos, anche se dice: caro lettore, ti faccio immergere in questo, ti faccio impantanare in questo pathos, ma poi ti smarginerò, la storia non tornerà del tutto, non ti gratificherò, non ti drogherò, però ti darò un piacere della lettura. Non è un caso che Hijab Asheco comincia la mia casa è dove sono con Sheco, 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 Sarir, storia, storia, storia di seta, cioè le parole con cui insomma lo si dice c'era una volta, cioè l'inizio delle fiabe, perché lei dice di fronte a queste domande: ma tu chi sei? E cosa può rispondere questa ragazza che è mezza italiana e mezza somala, è metà di qualcosa e dunque in una coscienza multiculturale imperfetta è meno di niente, non più di tutto. Cosa può rispondere? Lei dice: rispondo raccontando una storia, raccontando la mia storia, perché raccontare la storia, dare senso ai personaggi, dare senso all'intreccio relazionale dei personaggi, ricreare un mondo e uno spazio, significa appunto mettere a disposizione di questa età del trauma di oggi dei grandi dispositivi collettivi di salvezza e di sopravvivenza. Quindi ci sono, guardate che sto usando, mi rendo conto e sono consapevole che sto usando categorie che non sono quelle consuete della narratologia, plot, emplotment, cronotopo, sistema dei personaggi. Non che questo non sia importante, ho parlato di narratore inattendibile, sono fondamentali, però oggi nelle storie, nella costruzione delle storie, quello che più conta è il mondo della storia, la capacità cioè di dare al lettore la possibilità di abitare un mondo, di entrare nei personaggi, di quasi in modo imbarazzante per chi si costruito sulle del modernismo. Sì, E ecco, quindi Alessandro. abbiamo perso le ultimissime parole, ma comunque Ecco. il discorso si è capito benissimo. Le volevo fare un'altra domanda, poi temo che il tempo sia arrivato al termine, ma la voglio fare perché che è appena arrivata, perché lega questa lezione a quella precedente, quindi mi fa piacere recuperarla. E tra l'altro riprende il discorso di utilizzare autori del canone per agganci in questo caso con Elena Ferrante. E cioè viene citato citato in causa il nome di Pasolini. È azzardato, gliela leggo proprio, rintracciare dei punti di contatto fra il sottoproletariato della Ferrante con lo sguardo di Pasolini verso il proprio sottoproletariato? No, la risposta è giustissima, è assolutamente una cosa non azzardata, complimenti per la domanda, ma per la questione posta. Ripeto, ancora una volta dobbiamo tornare alla questione del multiculturalismo italiano. Noi diamo per scontato il paese nel quale abitiamo, ma non esiste in Europa un paese che ha una simile vivacità, dialettale. E di lingue e di letterature legate ai dialetti, e di culture, di pratiche antropologiche legate ai dialetti. Non esiste, un paese che ha vissuto una mutazione antropologica così tarda, per citare Pasolini, cioè legata agli anni 60, 70 del Novecento. Quindi c'è un multiculturalismo a vari livelli nella questione italiana. Allora, lo sguardo di Pasolini e lo sguardo di Ferrante, ma anche lo sguardo di Elsa Morante, che è stata una grande amica di Pasolini, se mi posso permettere, una scrittrice di gran lunga superiore a Pasolini, che a sua volta invece, secondo me, spicca straordinariamente come saggista e come, grande percettore delle traumatiche trasformazioni del multiculturalismo italiano. Però questi tre scrittori, tutti e tre, guardano le periferie, guardano ai margini d'Italia, perché sanno benissimo, come lo sapeva Verga,
che lì sta una non solo una grande creatività e una grande originalità italiana, ma anche la possibilità che ha l'Italia oggi di proporsi in Europa e nel mondo come grande laboratorio di diversità. È questo quello che converge, per cui si può usare benissimo il modo in cui in alcuni brani straordinari, Pasolini parla di questi personaggi delle periferie, di come li racconta Elena Ferrante nell'Amica Generale e come li racconta il Samorante nella Storia, per esempio, no? Che è una storia assolta di migrazione. Pensiamo a Scimò, il bambino calabrese che si nasconde sulle sponde del Tevere, che è l'ultimo incontro che fa Useppe, no? È quella che cos'è se non una storia di migrazione, è un modo che aveva Morante di lavorare il trauma della migrazione, come ha fatto anche Pasolini. Quindi un'ottima domanda e la mia risposta è assolutamente sì. Bene, allora su questa domanda dobbiamo purtroppo chiudere e io ringrazio la professoressa De Rogatis di averci accompagnato in questo affondo con Grazie a lei scritture. per averlo voluto. Ci mancherebbe. Io ringrazio chi ci ha ascoltato fino a questo momento. Vi do appuntamento alla prossima lezione che sarà martedì 5 aprile e sarà dedicata ai paesaggi letterari, rappresentazioni e significati intimi. Avremo il professor Giancarlo Alfano e il professor Vittorio Lingiardi che ci parleranno appunto del nesso fra paesaggio e letteratura. Arrivederci e buonasera a tutti. Arrivederci, grazie.